Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte della guida di Pokémon Diamante da Casey 94. Questa è la parte numero 53. Ok, in questa parte qui dobbiamo andare verso la riva Valore. No, ho sbagliato, non è la riva Valore, ma è la riva, ora vi faccio vedere. Sì, la riva Valore, ho sbagliato. Verso la riva Valore. Perché nel video precedente il professor Rowan temeva che fosse successo qualcosa di brutto ai Pokémon Lago. E ora andiamo a vedere. Ok, attivo velocissimamente un repellente di cui dovrei andarne a comprare. Ok, ne ho veramente pochi. Ne è rimasto uno. Salendo qua. Entriamo qua dentro. Ah, una piccola cosa, ho già levato Gible e l'ho fatto salire fino a livello 42, 22. Gli ho già fatto, gli ho assegnato come strumento un condividi esperienza. Ok, di qua siamo già nelle zone della riva Valore. Eccoci qua arrivati. Come vedete il passaggio ora è libero, ma molto prima, quando si passava di qua, il passaggio era chiuso da due scienziati che ne bloccavano la strada. Ora entriamo e troveremo il lago totalmente vuoto, ma sul fondo delle reclute del Team Galassia e dei Magikarp che si muovono. Delle cose più belle di questa nuova versione sono comunque i Pokémon, che si vedono in modo fantastico. Ora andiamo avanti. Ok, vediamo se questa recluta vuole batterci e la cosa è giusta. Ok, una recluta. Ah, un Glemiao. Spero che Gible cresca abbastanza in fretta così da poterlo usare. Ok. Allora, assalto. Staraptor livello 45. Battuta questa prima recluta, andiamo avanti. Prima, dimenticando di spostare il Pokénav sulla funzione orologio. Ok, qua ci sono un sacco di Magikarp, ma non ci interessa perché quella ricruta non vuole batterci, mentre qua ce ne saranno un paio. Ecco, questa è la prima. Dovremmo sfidare ben tre tenenti, ovvero Martes, Giovia e il terzo non me lo ricordo. Mi sfugge Martes, Giovia e Urans, sono, sì, Urans. No, boh, non voglio dire una cavolata. Ok, Gible va a livello 23. So che una ha i capelli rossi, una è viola e un altro boh, non me lo ricordo. Ok, sconfitta questa recluta, andiamo avanti sconfiggendo quest'altra fino all'entrata della grotta. Non so, un giremolatore fa abbastanza capricci. Ok, un Croagunk. Il mio Staraptor in campo. Roga anche KO. Gastox, il suo secondo Pokémon. Penso che modificherò ancora un po' la mia squadra di Pokémon, perché ho trovato un membro particolare, ovvero Bibar. Intendo metterlo come membro fisso della mia squadra di Pokémon di Diamante,
perché è Pokémon che mi può almeno tenere un po' di MN utili. Utili. Mentre, perché mi piacerebbe distribuire le altre MN agli altri Pokémon. Ok, vediamo se questo allenatore vuole battermi, ma non penso. Ok, infatti non vuole. Ok, questo parla, parla, non mi interessa. Allora, entriamo all'interno della caverna, della grotta valore, dove troveremo. Ecco lui, sì, e questo è uno dei tre comandanti. Questo dovrebbe essere. Non me lo ricordo, ma comunque lo dovremmo sfidare. Ah, Saturno, ho sbagliato a dire. Quindi sono Martes, Giovia e Saturno. Ho sbagliato, Uranus non c'entra niente, scusatemi. Dovremmo batterli tutti e tre. No, due su tre dovremmo batterli. Due su tre li battiamo sicuro, il terzo no, perché sarà molto più lontano rispetto agli altri due. Infatti sarà uno dei posti più difficili da raggiungere, anche molto più lontani. C'è Bronzor, questo tenente Saturno. Due su tre tenenti hanno trasformato il nome dei pianeti in appunto un loro nome. Infatti Giove, Giovia, Martes, Marte, Saturno invece è rimasto invariato. Toxicroak, l'evoluzione di Krogank. Ok, sconfitto e il nostro Gibble si evolve. Ecco a voi Gabite. Ok, allora. Questo comandante è stato sconfitto, però come vedete sparirà, ma nella zona dove si troverebbe il Pokémon lago non c'è. Infatti il Pokémon Lago si trova in questa zona qua dove ci sto correndo attorno come un dannato. Come un dannato. Ma il Pokémon non c'è perché è stato catturato dal team Galassia. Ok, gli allenatori rimarranno comunque. A me non importa più di tanto perché me ne devo andare via da qua adesso. Ma prima vi faccio vedere Gabite. Eccolo qua. Nella sua seconda forma. Ok, andiamo avanti e voliamo verso. Due foglie. Torniamo a casa. Per un breve periodo. Giusto un saluto alla mamma. Che la sfrutto per ricaricare i miei Pokémon. Ok, fatto. E via. Che bella, due foglie. Non c'è niente, due foglie. Ok, percorso 201, Riva Verità. Ok, ecco il professor Owen che ci chiede di aiutare Lucinda, ma questa cosa la faremo in un altro video perché non riuscirei a batterli comunque. Ragazzi, questo altro video termina qui, quindi votate, commentate e iscrivetevi. Ciao a tutti!